Cristo regni. Ecco, cari fratelli, stamattina leggevo un articolo sul blog di Sabino Paciolla, un articolo in cui si affermava che il cardinale Gambetti ha chiaramente detto che a San Pietro si daranno benedizioni alle coppie omosessuali. La cosa non desta stupore perché Papa Francesco ha dichiarato chiaramente che queste benedizioni sono legittime. Ecco, quindi a San Pietro si impartiranno queste benedizioni. Riflettendo su questo, cari fratelli, stavo pensando, speriamo che Dio non abbia a distruggere e fulminare, folgorare la Basilica di San Pietro, perché voi capite bene che i peccati attirano il castigo. Le perversioni dottrinali e i sacrilegi attirano il castigo. Quindi non vorrei appunto che tutto questo attirasse un terribile castigo in forma catastrofica su San Pietro. Preghiamo, cari fratelli, perché il Signore abbia misericordia, ma rendiamoci conto che questi atti attirano purtroppo non la benedizione, ma castigo divino. Sappiamo bene quello che è successo a Sodoma. Nel mio libro io ho chiaramente mostrato come il castigo di Sodoma non è un castigo semplicemente così per la inospitalità, la mancanza di ospitalità. Il castigo di Sodoma è un castigo che appunto nella Bibbia appare il castigo dei grandi peccatori e in particolare proprio in quel caso il castigo per il peccato impuro contro natura. Quindi, cari fratelli, preghiamo, ma apriamo gli occhi anche su queste aperture e su ciò che esse possono determinare. Sarebbe veramente molto doloroso che fra qualche decennio qualcuno debba poter dire: qui c'era una basilica, sapete, qui c'era una basilica, sapete, per circa 1700 anni c'è stata una basilica, per 1800, 1000, eh sì, circa 1700 anni c'è stata una basilica e poi si sono comportati male e il Signore li ha puniti. In questi giorni stiamo vedendo nella liturgia proprio quello che è successo al santuario di Silo, al tempio di Silo, nel quale era l'arca dell'alleanza, no? E come questo tempio è stato spazzato via da Dio. Vedete che anche ai tempi di Geremia avvertiva: non fate certe cose, perché se no Dio interverrà duramente, ma la gente si fidava ciecamente del tempio e continuavano a fare quello che a loro piaceva contro la legge di Dio. Poi Dio è arrivato e ha distrutto il tempio. Nabucodonosor è arrivato e ha distrutto il tempio. Se voi leggete, l'istruzione del tempio è legata proprio ai peccati degli israeliti. Vedete, la Bibbia è molto chiara nel dire che il peccato attira il castigo e anche castighi di tipo catastrofico, come per esempio quello di cui ho appena parlato. Se voi leggete quello che dice la Madonna Fatima, ugualmente,
Il peccato attira il terribile castigo. Il terribile castigo che poi è stata la Seconda Guerra Mondiale, come ha detto la stessa Madonna Fatima. Cari fratelli, appunto queste cose ci siano di monito e appunto continuiamo a pregare. Preghiamo perché Dio abbia misericordia, non voglia distruggere, ecco, la Basilica di San Pietro, ma preghiamo che Dio intervenga nella Chiesa per convertire quelli che stanno aprendo queste porte che non possono essere aperte. Preghiamo perché il Signore, cari fratelli, purifichi radicalmente appunto la sua Chiesa, cioè in particolare questi membri della Chiesa che vanno fuori dalla dottrina della Chiesa, fuori dalla sana dottrina della Chiesa, e preghiamo perché noi possiamo essere sempre saldi nella verità. Non dimenticate, cari fratelli, che se noi parliamo degli altri, e quindi se io diciamo attacco questi errori dell'attuale Papa e dei cardinali, so molto bene che io sono un peccatore, quindi posso cadere anche io nel male, nell'errore, nella perversione dottrinale, eccetera. E per questo appunto prego sempre il Signore che mi mantenga sulla via retta, perché il Signore mi vuole aiutare, il Signore vuole aiutare ciascuno di noi a camminare sulla via retta. Certo, le tentazioni ci sono, il mondo, la carne, il diavolo ci tentano, però con l'aiuto di Cristo possiamo trionfare. Quindi non dobbiamo dire, ma siamo deboli, ma siamo peccatori. Siamo peccatori, ma Dio ci vuole santi. Siamo peccatori, ma Dio ci aiuta a non peccare. Amen. Cristo regni, alleluia.